Salve, benvenuti a questa visita guidata a una mostra che in realtà non si può visitare. Il suo titolo è Non desideriamo tutto, ma desideriamo tutti ed è inserita dentro Roma Fotografia 2020, il cui tema quest'anno è l'Eros. E noi l'abbiamo voluto interpretare nel senso più ampio possibile, non solo l'amore carnale, ma tutti quei desideri che ci portano a comportamenti irresponsabili pur di ottenere ciò che vogliamo, ad esempio la vendetta, l'amore, la fama, la ricchezza o il desiderio di libertà. Le foto sono tutte di Marcello Geppetti e la mostra è stata organizzata da Made in Tomorrow in collaborazione con The Soul, Marcello Geppetti Media Company e Dolce Vita Gallery. Siamo a metà degli anni 70. A Roma si stanno smantellando le baraccopoli. Vengono costruite molte case popolari, ma non sono sufficienti e i criteri con cui vengono assegnate a volte sono un po' misteriosi. Va a finire che la casa non ce la danno. Ah, e per questo mi sono venuto a cercare, per parlarmi della casa. Ma che discorsi fai? Perché secondo te la casa non è importante? Ma io dormo pure per strada, sotto l'alberi. Io quando voglio bene, mica sto a pensare al calore dei lenzuoli col merletto. Dormo in docapi, pure sopra i binari del tram. Sì, con quella salute che ti ritrovi. Hai re, se ti sposi con me, ti sposi con Poraccio, non far sogno ai pulcinelli. Tomma, ma che te credi che non ce lo sapevo? Lo vuoi capire che se te dico così è perché te voglio bene? Quindi, da Ostia fino a Casa Albertone, comincia un fenomeno di occupazione da parte di persone che ritengono di aver diritto a quella casa pur non essendone assegnatari. La polizia interviene in maniera moderata all'inizio, a volte persino empatica, aiutano gli sfrattati a portare giù le valigie, i mobili, spingono una carrozzina. Tutto sembra filare liscio fino a quando a un certo punto si sente uno sparo e succede il patatrac. Ecco, la foto che vi voglio mostrare oggi è questa. Come molte foto di Geppetti, è costituita da un elemento centrale e da alcune parti che contribuiscono a creare una composizione più drammatica. E qui siamo di fronte a due ragazzi che evidentemente speravano di cominciare una vita insieme e a un cordone di carabinieri che gli impedisce di ottenere quello che desiderano. L'effetto è molto molto forte e ognuno di noi ci può mettere dentro quello che vuole. Siamo di fronte a uno Stato che impedisce ai suoi cittadini di ottenere quelli che sono i loro diritti, o siamo di fronte a uno Stato che impedisce a chi non ha diritto di prendersi quello che è stato dato ad altri. Ognuno metterà dentro questa foto quello che vuole, non cambia l'effetto drammatico e non cambia nemmeno la particolare poesia che Geppetti è in grado di mettere nelle sue fotografie. Abbiamo recuperato gli interi servizi di Geppetti sulle occupazioni e ne abbiamo prodotto un piccolo filmato. Credo che questo aiuterà a dare maggior forza e maggior comprensione alla fotografia che abbiamo scelto oggi di raccontarvi. Buona visione! Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto in quella casa, non c'era il tetto. Non si poteva fare pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via dei matti numero zero.